non me lo ricordavo, no. Buongiorno ragazzi. Ci troviamo nella splendida cornice dei Castelli Romani per digerire quello che ci siamo mangiati a Pasqua. Oggi è Pasquetta. E ci facciamo un giuliana. Sciogli i grassi. Ciao. Tre alto. Mi si spegne la batteria a me. Cioè, io freno ogni tanto. Ci sei giallo? Occhio! Buongiorno! Attenzione alle bici! Questi trail sono di tutti! Guarda che curva che c'ha! Vabbè, mi sta zitto. Spacca braccia, spacca mai, ho già perso, praticamente sono stato, allora il 5 alto, sì, ok,
simpatico. Arrivo. Mamma, che rischio. Bene. Dopo questo rischio gratuito, qua si ricongiunge con l'8, sì, questo me lo ricordo. Ok, vabbè. Cinque, sempre simpatico è stato. Vabbè, mo lo vediamo. Sicuramente non è infangato, che io sono solito farlo infangato. Qui. Occhio, ci sta una lastra. No, c'è una lastra, niente. Una lastra di plastica. Allora, 8. Terreno top, quindi cerchiamo di mollare un secondo, che qua ho fatto sempre a minchia, voglio dire, non ci sono mai volato, però meglio evitare, almeno non voglio evitare di volare a terra, quello è sicuro. 8, liscio, 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 saltino, questo no, sì, questo è l'incrocio col 5 che abbiamo fatto prima. Porco Giuda, era un salto, sono rimasto con tutti i denti stranamente perché ho toccato col piede non so che cosa, e tra un po' mi parto in avanti. Vabbè, non ci sono bivi, no? No. Ok, va bene, 8 basso, roba nuova. Gagliardo, beh certo, tutto in controllo praticamente. Beh, comunque non è banale. Cioè, se lo vuoi fare con una certa andatura, ragazzi, siamo a Monte Cavo. 8 basso. Quello che fa i trail deve essere bravo a fare curve strette, perché io qua devo sempre rallentare un attimo.
pure lungo. Bella sta parabola, sto cambio di direzione. Al limite del tenero e coccoloso, ma su questi trail che poi fai i danni. Non so se lo preferirei a un tre basso, però fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto.